Vorrei partire raccontandovi una brevissima storia, una storiella di quelle della tradizione ebraica, che il filosofo ebreo Gershon Scholem racconta proprio alla fine del suo libro sulla mistica ebraica. Dice: quando il Baal Shem, il fondatore del chassidismo, doveva assolvere un compito difficile, andava in un certo posto nel bosco. Accendeva un fuoco, diceva le preghiere e ciò che voleva si realizzava. Quando una generazione dopo il Maggid di Meserich si trovò di fronte allo stesso problema, si recò in quel posto nel bosco e disse: non sappiamo più accendere il fuoco, ma possiamo dire le preghiere. E tutto avvenne secondo il suo desiderio. Ancora una generazione dopo, Rabbi Moshe Leib di Sasso si trovò nella stessa situazione. Andò nel bosco e disse: non sappiamo più accendere il fuoco, non sappiamo più dire le preghiere, ma conosciamo il posto nel bosco e questo deve bastare. E infatti bastò. Ma quando un'altra generazione trascorse e Rabbi Israel di Rishin dovette anch'egli misurarsi con la stessa difficoltà, restò nel suo castello, si mise a sedere sulla sua sedia dorata e disse: non sappiamo più accendere il fuoco. Non siamo più capaci di recitare le preghiere e non conosciamo nemmeno il posto nel bosco. Ma di tutto questo possiamo raccontare la storia. E ancora una volta, questo bastò. Ecco il bosco, il fuoco, la preghiera. Ci raccontano di una generazione umana sempre più orfana di mistero, sempre più sbandata e disorientata. È incapace di assolvere il compito più difficile che ci sia, quello alla quale tutti siamo accomunati come esseri umani, cioè la vita. Come si fa a vivere? Come si fa a vivere pienamente? Come si fa a vivere veramente? Cioè, possiamo ancora alzarci la mattina e percepire la giornata come un mistero da scoprire, da accogliere, da vivere, un mistero buono che ci siamo? Un mistero a volte tremendo, a volte fascinante, cioè a volte doloroso, a volte affascinante, pauroso e bellissimo. Come si fa? Ecco, l'uomo da sempre, per affrontare tutto questo, ha raccontato storie. La sera, stretti intorno al calore di un fuoco, alla luce di un fuoco che illuminava il buio e che allontanava gli animali pericolosi, i nemici, gli uomini primitivi, tali e quali noi. Già con questo cuore religioso, religioso non confessionale, religioso perché aperto, aperto al mistero, cercavano qualcuno che raccontasse loro una storia. Si riunivano attorno al fuoco affinché qualcuno dicesse loro una parola che come quel fuoco illuminasse il buio della loro vita e tenesse lontano il nemico dei nemici per eccellenza, cioè la morte, il nulla che inghiotte tutta la nostra vita a cominciare dalle nostre giornate. Ecco, noi cristiani crediamo che quella parola non sia solo una parola, ma che quella parola sia una persona, Gesù Cristo, e che Gesù Cristo sia vivo, sia incontrabile. E via, privilegiata di questo incontro, sia il Vangelo, la storia delle storie, la parola delle parole, l'unica vera, decisiva, illuminante e salvifica parola per la mia vita. L'unica parola in grado di strappare la mia vita oggi dalla morte. Cioè, capito, qual è la parola che dà senso alla giornata che abbiamo vissuto tutti quanti? C'è una parola affinché questa giornata con le sue gioie e le sue difficoltà non vada persa, non vada perduta, non vada inghiottita nel nulla? Ecco, dietro questi incontri c'è il desiderio di aiutarci a conoscere, a cogliere ed entrare questa parola nel Vangelo, perché ovviamente, in quanto parola di Dio in parole di uomini, è parola incarnata in un luogo, in un tempo, in una cultura. E allora, se io capisco la decisività di questa parola, cioè se io capisco che veramente questa parola può essere decisiva per la mia vita, allora non posso non fare di tutto per conoscerla, per entrare veramente nelle condizioni storiche, culturali, per capirla, per accoglierla, per viverla. Ed è ciò appunto che, con l'aiuto di Gerardo, nei limiti che il tempo ci concede, cercheremo di fare in questo ciclo di incontri. Allora lascio a lui la parola e buon ascolto.
Buonasera a tutti, sono molto contento di essere qui per condividere quella che è forse una delle mie più grandi passioni nella vita, che è lo studio della storia, anche della storia e soprattutto a proposito di una certa area culturale della quale mi occupo da tanti anni. E forse un sottotitolo che io metterei appunto a questa serie di incontri è un'espressione latina, De Jesu, intorno a Gesù. Perché intorno? Perché effettivamente cercheremo di esplorare in questi cinque incontri quello che è l'ambiente in cui questo personaggio, questa persona realmente esistita, e vedremo che cosa ci permette di affermare questa cosa, come si muoveva, dove si muoveva, con chi parlava, chi frequentava, qual era il suo contesto, qual era la sua fede, quali erano le sue speranze anche come membro di un popolo determinato, che era il popolo ebraico. E lo faremo appunto partendo dalla definizione del concetto di storia, che molto spesso oggi viene fraintesa. E io, a parte quel orribile bozzetto della regione geografica di cui parleremo stasera, che non definisco ancora, ho scritto in alto a destra, non so se lo vedete, il verbo orao in greco è un verbo che ha tre radici, ora, id, o. Una di queste radici, id, è la radice appunto del termine historia, historia in latino, che è un'analisi dei fatti, un'osservazione e un'esperienza. Infatti il verbo perfetto, il tempo perfetto di questo verbo ora oida vuol dire io so perché ho visto, quindi ho visto e allora so. La storia è questa, è un'osservazione, e se vedete io poi ho messo video, perché il verbo video in latino deriva dalla stessa radice indoeuropea con questo id, stranamente id. L'osservazione, lo studio della storia, ci permette di appunto avere una panoramica, un insieme di quelli che sono i fenomeni che avvengono intorno a noi, al presente, ma soprattutto nel passato, perché la storia si occupa soprattutto del passato secondo una metodologia precisa. Perché facciamo questo discorso a proposito del tema che stiamo per trattare? Perché a un certo punto della nostra storia occidentale, che coincide con il Illuminismo, appunto, alla fine del secolo XVIII, avviene un discostamento, una sorta di scissione, un contrasto all'interno della conoscenza e dell'opinione che si aveva della figura di Gesù Cristo. Si era sempre creduto che tutto ciò che era stato scritto, che era scritto nei testi sacri, ebraici e cristiani, fosse vero, tout court. A un certo punto, quando il metodo storico-critico comincia a mettere in discussione ciò che è contenuto nelle sacre scritture, non solo della nostra fede, ma un po' di tutte le religioni, si crea appunto una scissione tra quello che è la figura di Gesù, del Cristo della fede, cioè per i cristiani la figura di Gesù Cristo, con quello che è il Gesù storico. Questo Gesù storico diventa un personaggio un po' nebuloso, un personaggio un po', ecco, di cui si dubitava persino dell'esistenza. Tant'è che Jean Guiton, un filosofo francese che ha dedicato la sua vita, un filosofo cattolico francese che ha dedicato la figura, l'intera sua vita allo studio della figura del Gesù storico, ci ha dato tre soluzioni rispetto a questa crisi che si è avuta alla fine del XVIII secolo sul cristianesimo, sulla figura di Gesù. Tre soluzioni: critica, mitica e della fede. La soluzione critica è quella che mette in discussione la stessa esistenza di Gesù, ma storicamente è inaccettabile, perché noi sappiamo che ci sono tantissimi documenti che hanno un valore storico, che attestano appunto che questa persona non solo è esistita, ma ha vissuto determinati episodi che possiamo comunque riconoscere all'interno non soltanto di una fenomenologia storica, ma anche di un contesto geografico, linguistico, storico, culturale. Tant'è che ci sono tanti studiosi israeliani, ebrei, contemporanei,
il primo dei quali si chiama David Flusser, che è un po' un capostipite di questa corrente di studiosi israeliani che dall'Università Ebraica di Gerusalemme, senza credere in Gesù come uomo Dio, come figlio di Dio, così come ci credono i cristiani, hanno iniziato a studiare i Vangeli come fonti storiche, anzi come le uniche fonti storiche, insieme ai manoscritti di Qumran, che consentono di conoscere quello che è il periodo del giudaismo del Secondo Tempio, e poi vedremo di che cosa si tratta. Le altre due soluzioni proposte da Jean Guiton sono quella mitica e quella della fede. Quella mitica suppone che Gesù appunto non solo non sia esistito, ma sia l'invenzione di un gruppo di esaltati, mentre i critici ammettono che, studiando metodologicamente, criticamente le fonti che noi abbiamo, si può ammettere che Gesù sia esistito. I mitici non ammettono che sia proprio possibile, è tutta un'invenzione. La terza soluzione è quella della fede. La soluzione del Cristo nella fede, la soluzione di accettare Gesù nella fede, non vuol per forza dire credere che tutto ciò che è contenuto nelle Sacre Scritture sia vero, ma semplicemente adottare un metodo storico critico per studiare le fonti linguistiche, archeologiche, culturali che noi abbiamo a disposizione su quel periodo, e sono tante, per cercare di portare alla luce dei fenomeni, per portare alla luce, ecco, delle conoscenze che noi possiamo avere, senza escludere a priori nulla di quello che queste fonti ci narrano. Mi spiego meglio. Possiamo credere che Gesù sia nato a Betlemme, possiamo credere che Gesù sia morto su una croce, perché possiamo non solo studiare le fonti che ci attestano questo e sono anche extra evangeliche, ma possiamo, ecco, riconoscere tutto ciò che è narrato all'interno dei Vangeli comparandolo con quello che avveniva all'interno della stessa area geografica e culturale in quella stessa epoca. Possiamo anche non credere che sia risorto e che sia il figlio di Dio, però perlomeno possiamo credere a ciò che è umanamente accettabile. Molti storici di questa terza soluzione, che poi dà origine a quella che sarà la terza ricerca sul Gesù storico, dicono che è possibile appunto avvicinarsi alle fonti che noi abbiamo sulla vita di Gesù in maniera non ideologica, cioè senza escludere in maniera a prioristica quello che queste fonti ci narrano. Però questo sarà più che altro un aspetto che tratteremo in un altro dei prossimi incontri, ma come introduzione era importante citare appunto quello che è uno dei motivi che mi ha spinto ad avvicinarmi allo studio di Gesù da un punto di vista storico. Vi dicevo che la storia nasce appunto dalla osservazione e anche, secondo me, dall'intelletto, dall'intus legere, che vuol dire saper leggere dentro i fenomeni, dentro anche le persone che noi ci troviamo davanti, con cui noi ci troviamo a relazionarci, senza escludere in maniera ideologica ciò che a noi non andrebbe bene da un punto di vista intellettuale o per le nostre categorie razionali. In questo primo incontro, appunto, noi parleremo, risponderemo a una domanda principale: dove? In altri incontri tenteremo di rispondere ad altre domande. In questo incontro tenteremo di rispondere a questo primo interrogativo: dove? Dove si svolge questa storia? Dove si svolge questa storia che è stata così importante per l'umanità? Si svolge in un determinato luogo geografico, in un piccolissimo luogo, grande soltanto 22.000 km quadrati, che è conosciuto con tanti nomi. È conosciuto oggi con il nome di Palestina o Israele. All'epoca di Gesù veniva conosciuto come Israele anche, o Giudea anche. Palestina. Palestina è un nome che entra nel nostro contesto soltanto in un secondo momento, a partire dal 135 a.C. Vedremo perché. Mi avvicino un attimo a questa mappa. Noi qui abbiamo l'idea della regione geografica che noi oggi conosciamo come Palestina. Questo nome venne dato, venne attribuito a tutta la zona dall'imperatore Adriano nel 135 d.C., in seguito alla terza guerra giudaica. Ci sono state tre guerre giudaiche. La prima nel 70 d.C., quella che portò alla distruzione di Gerusalemme nel 60 d.C. da parte delle truppe guidate da Tito. Gerusalemme.
Questa guerra non solo distrusse Gerusalemme con tutto ciò che si trovava nelle sue vicinanze, ma provocò già la prima diaspora, la dispersione del popolo ebraico in tutti gli anni della terra. Flavio Giuseppe, uno storico dell'epoca, ci narra che in questa guerra furono uccise circa 1 milione di persone. Cifra probabilmente esagerata, ma non troppo. Da quel momento ci furono altre 2 guerre, la seconda guerra giudaica nel 120 d.C. e la terza guerra giudaica nel 135, anche conosciuta come rivolta di Bar Kokhba, quello della famosa Masada, se qualcuno di voi ne ha sentito parlare, e la terza rivolta contro il dominio romano, che portò non soltanto alla distruzione di quel poco che era rimasto di Gerusalemme, ma all'annientamento totale dell'elemento ebraico presente in Palestina. Cioè, se questa regione veniva chiamata Giudea prima, o Samaria, o Galilea, poi vedremo, da quel momento comincia a chiamarsi soltanto Palestina prima e Palestina seconda. Perché Palestina? Perché in questa piccola striscia di terra, la striscia di Gaza, dove esisteva già una città chiamata Gaza. Questa Gaza faceva parte della cosiddetta Pentapoli Filistea, un gruppo di 5 città-stato abitate dai Filistei, una popolazione non semitica come gli ebrei, ma indoeuropea, tradizionalmente e inconciliabilmente, direi, nemica degli ebrei. Per spregio agli ebrei, Adriano decise di chiamare tutta la regione Palestina, tanto per dire: hanno vinto i vostri nemici, ormai di voi non resterà più neanche il ricordo. Ha cancellato tutti i monumenti, ha cancellato ogni traccia della presenza ebraica in Palestina, non riuscendoci di tutto però. Bisogna dire che questa è considerata la seconda diaspora o la seconda grande catastrofe della storia del popolo ebraico. La prima era nel 587 a.C., la cattività babilonese, quando Nabucodonosor, re dei babilonesi, cattura Gerusalemme, la distrugge, la rade al suolo e abbatte il primo tempio, quello costruito da Salomone, e deporta gran parte degli ebrei a Babilonia, che dopo 50 anni ritorneranno però con l'editto di Ciro in questa regione, condotti da Neemia e da Esra. Perché vi racconto queste cose? Perché è importante capire dove ci troviamo e con chi abbiamo a che fare. E nell'epoca in cui torneranno gli ebrei, si tenta di ricostruire un'autonomia politica per questo popolo, che non è conosciuto più però come ebreo, e in quel momento lì, a partire dal 587 a.C., che non si parla più di ebrei per tutto il popolo di Israele, ma di giudei. In tutte le altre lingue, tranne in quelle italiane, per indicare il popolo ebraico si dice giudeo, si dice ebreo, soltanto in italiano lo diciamo ebreo. In realtà sarebbe più corretto dire giudeo, perché l'ebraismo che conosciamo oggi è il diretto discendente del giudaismo. Perché? Perché quando gli ebrei ritornarono, i giudei ritornarono in Giudea, tutta questa, quello che era stato il grande regno di Davide e Salomone era stato diviso prima in 2 regni, quello del nord e quello del sud, Israele e Giuda, e poi ulteriormente in 3 regioni, perché dal 36 avanti Cristo gli ebrei persero completamente ogni autorità politica. Qui abbiamo 3 regioni: Galilea, Samaria e Giudea. La Galilea e la Samaria, nell'epoca di Gesù, parliamo quindi a partire dal 6 avanti Cristo, erano soggette a un regno vassallo di Roma, quello di Erode il Grande. La Giudea invece, dal 36 avanti Cristo, era soggetta direttamente all'impero romano con un prefetto che nell'epoca della morte di Gesù sappiamo essere Ponzio Pilato. Molto importante sottolineare questa divisione, perché era una divisione non soltanto geografica ma anche etnica. Perché? Perché se etnicamente e religiosamente, fino alla cattività babilonese, possiamo parlare di un unico popolo diviso forse più regni, ma con un culto che si poteva definire identico, quello al Dio Yahweh, che aveva il suo tempio a Gerusalemme, da dopo la cattività babilonese, quindi da 530 a.C.,
si verifica una netta divisione all'interno di questo popolo. Da un lato i giudei puri, quelli che ritorneranno a vivere in Giudea e a Gerusalemme, da un lato Galilei e Samaritani. I Galilei erano all'interno di una regione che ha prima questa forma e si chiama in ebraico Galilei, Hagoim, vuol dire circolo dei gentili. I gentili, quando noi parliamo da un punto di vista biblico, non vuol dire persone gentili, vuol dire gli stranieri, con un senso dispregiativo. Quindi i giudei, l'elemento puro che era ritornato, diciamo, con un culto sano dalla cattività babilonese, vivono loro vicini, samaritani, e gli galilei stranieri. Nulla poteva venire di buono da queste regioni, specialmente Gaza, che poi vedremo. Allora, qui abbiamo il circolo dei gentili, qui c'è il lago di Galilea, che è il suo scarabocchio, che si chiama Kinneret in ebraico. Vedete alla forma più o meno dell'arpa di Davide, che si chiamava Kinnor, e quindi da questo Kinnor veniva questo Kinneret, che sarebbe la forma, il modo più definito il lago di Galilea, perché è la forma dell'arpa di Davide. Qui c'è Nazareth, qui Sepphoris, qui Cesarea di Filippi. Allora, Nazareth era una città completamente, un villaggio completamente ebraico. Si dice che la popolazione della Galilea fosse diretta discendente di alcuni sacerdoti che si erano rifugiati in questa zona nel momento in cui Nabucodonosor catturò e distrusse Gerusalemme. Altri ebrei, giudei, si erano trasferiti in tutte queste zone perché vi erano dei grossi cantieri. Soprattutto questa città, Sepphoris, sì, una grande città romana. Poi c'era questo Cesarea già in Samaria, c'era Cesarea di Filippi, qui su Guadalupe. Tutte città pagane e ellenistiche che venivano costruite all'epoca di Erode il Grande. Quindi masse di giudei si trasferivano in Galilea per andare a lavorare, un po' come in Italia. Un'altra città importante che si chiama qui, Tiberiade, da cui il lago di Tiberiade, una città fatta costruire in onore dell'imperatore Tiberio proprio da Erode il Grande, che chiamò appunto delle maestranze a lavorare qui. Altre città erano Damasco e alcune piccole 10 città che trovavano in questa zona, all'attuale città, chiamate Decapoli. Quando si sente parlare del Vangelo di Decapoli, si tratta di 10 città ellenistiche, non ebree, che si trovavano quasi tutte tra il Golan e Damasco, che erano queste 10 città, Bet-Shean, che si trovava qui, ed erano costituite lungo questo territorio, lungo questa fascia orientale di terra che c'è oggi il giorno in Giordania. Una di queste città era Gerasa, un'altra di queste città era Gadara, e una si chiamava Ikos e si trovava qui sul territorio orientale del lago di Galilea e si chiamava anche Cursi nella lingua locale. È la città da cui si buttarono i porci nel lago di Galilea. Faceva parte appunto del territorio dei Gadareni e dei Gerasene, ma in realtà faceva parte della Decapoli, perché era un gruppo di città pagane in cui gli ebrei non si avventuravano quasi mai. Il fatto che si trovasse un allevamento di porci è indicativo. Ad esempio, anche oggi nello Stato di Israele è vietato allevare i maiali perché rendono impuro il territorio, la terra santa. C'è solo un allevamento di maiali in tutto Israele, ma è ricoperto da liquido per preservare il terreno dall'impurità. E allora, stavo dicendo che questa era la Galilea all'epoca di Gesù. Chi è Galilea? Qui abbiamo la Galilea. La Decapoli, qui la provincia, un'altra zona completamente pagana, con Dio e Sione. Qui abbiamo Cesarea di Filippi, che è proprio sulle pendici del monte Hermon, che è un monte che si trova nella parte settentrionale della Palestina, che segna appunto un confine geografico con il Libano, e che lambisce anche quelle che si chiamano le alture del Golan, delle alture da cui si domina tutto il territorio circostante. In Galilea, quindi abbiamo Nazareth,
abbiamo Sepolis, abbiamo Tiberiade, abbiamo Marabara e abbiamo altre città che Gesù ebbe modo di visitare durante la sua vita. Passiamo ora alla parte meridionale delle città, e qui scrivo poi mi chiamate soltanto per farvi capire. Allora, questa parte si chiama Samaria, deriva dal termine ebraico Shomer. Shomer è un termine che indica custodire, ma dall'alto. Siccome questa è una terra abbastanza alta, è un altipiano, allora venne chiamato Shomron, perché da lì si dominavano altre zone circostanti. Alcuni sostengono invece che derivi da Shomrim, che vuol dire custodi, perché i samaritani si ritenevano i veri custodi della tradizione ebraica. Chi erano questi samaritani? Erano anche chiamati il resto di Israele, perché prima della deportazione dei giudei a Babilonia c'era stata un'altra deportazione da parte degli assiri, che avevano deportato, avevano distrutto la capitale del regno di Israele e avevano deportato molti abitanti nel regno di Assiria, obbligando alcuni abitanti della Siria a trasferirsi qui, in questa regione. Questi abitanti si mischiavano ai contadini ebrei che erano rimasti in Samaria e diedero origine alla popolazione dei samaritani. Cosa orribile a dirsi e a sentirsi per i puri giudei che abitavano al sud, i quali non volevano appunto sentir parlare dei samaritani. Uno, perché in parte la religione dei samaritani aveva avuto verso il V-VI secolo avanti Cristo degli elementi di paganesimo, salvo poi tornare al vero e proprio culto yahvista, cioè monoteista, lo stesso degli ebrei, e costruire il IV secolo avanti Cristo un loro tempio qui. Garizim si chiama questa montagna dove era costruito questo tempio dal IV secolo avanti Cristo, che poi fu distrutto da un re asmoneo giudeo chiamato Giovanni il Cana, il quale proprio in abominio ai samaritani volle distruggere persino il loro tempio. Da allora si acuì ancora di più il contrasto tra i giudei e questi loro vicini samaritani, i quali però credevano nello stesso Dio di Israele, ma non accettavano tutta la Sacra Scrittura rivelata nel canone della religione giudaica. In pratica accettavano soltanto il cosiddetto Tanakh, o meglio, il Tanakh e il canone giudaico. Questi qui accettavano soltanto il Pentateuco, la Torah. Questi erano gli unici libri accettati dai samaritani, così come dai sadducei, di cui la vedremo la prossima volta. Soltanto questi cinque libri erano accettati dai samaritani, perché gli ebrei, che oggi chiamiamo ebrei, avevano un canone molto più ampio. L'altro stabilito proprio all'epoca della cattività babilonese. Era talmente aspra la rivalità tra samaritani e giudei che era persino proibito avere dei contatti o sposarsi gli uni con gli altri. Addirittura dopo l'epoca di Gesù continuò questa rivalità e si dice addirittura che lo stesso Ponzio Pilato fosse alleato dei samaritani e che i samaritani stessi si allearono contro gli ebrei nelle guerre giudaiche. Per sbaglio Pilato, dopo quell'episodio famoso citato nel Vangelo del massacro dei Galilei, per cui viene chiesto conto anche a Gesù se fossero peccatori o meno quei Galilei uccisi da Pilato, vi fu un secondo episodio di Pilato che uccise altri Galilei, ma uccise anche dei samaritani, per sbaglio. E questi samaritani erano talmente protetti dai romani e dallo stesso imperatore che l'imperatore risentì tanto con Pilato che lo mandò via per aver ucciso dei samaritani. Allora, questa è una ragione da evitare assolutamente, tant'è che, come sappiamo, c'erano tre pellegrinaggi che avvenivano nella città di Gerusalemme durante l'anno. Il più grande era quello pasquale. I pellegrini che dovevano scegliere dalla zona settentrionale verso Gerusalemme il pellegrinaggio potevano scegliere due strade, o questa, ossia per la piana di Sharon, che è questa qui, questa parte costiera, la valle di Israele, che è questa qui, oppure scegliere una strada più lunga, che era questa, lungo il Giordano.
molti sceglievano questa strada proprio per evitare di entrare in contatto con i samaritani, a cui erano essi stessi divisi e dai quali appunto non volevano essere divisi nel sentito. Quindi questo era un cammino che veniva percorso dalla maggior parte dei pellegrini che andavano a Gerusalemme. E anche qui in questa zona che avviene il famoso battesimo di Gesù ad opera di Giovanni Battista, che poi vedremo meglio in seguito. Abbiamo visto quelle che sono un po' le parti significative della terra in cui visse Gesù. L'ultima parte, importante naturalmente, è la Giudea. La Giudea è quella che in cui vivevano gli ebrei più duri e puri, se così vogliamo, quelli che si ritenevano gli unici e legittimi rappresentanti del popolo di Israele, perché gli altri non erano considerati elementi impuri. Sappiamo però, sia dai manoscritti di Qumran che da tutte le ricerche storiche e archeologiche di questi ultimi anni, che hanno portato alla luce veramente tante, tante cose che comprovano quello che noi leggiamo nei Vangeli, tant'è che, come vi dicevo, gli stessi studiosi israeliani ebrei dell'Università ebraica di Gerusalemme utilizzano i Vangeli quali fonti, uniche fonti autentiche per risalire a quella che era la storia del giudaismo del secondo tempio, quello costruito per intenderci e abbellito da Erode il Grande, ma sulle tracce di quello ricostruito da Ezra e Nehemia. Allora, dicevamo, qui vivevano gli ebrei duri e puri, qui vivevano i Galilei, che però sappiamo essere invece un popolo osservante e forse ancor più cocciuto degli Giudei, da un certo punto di vista, perché i Galilei erano famosi all'epoca di Gesù, questo lo troviamo scritto anche nei detti ritrovati anche a Qumran. Un Galileo è cocciuto di un mulo, beh, ci sono tante cose da questi punti di vista. Erano famosi anche per due altri motivi: l'intransigenza religiosa e un terzo motivo, avevano una grande fama di tessitori, specialmente erano famose da loro le tuniche cucite tutte d'un pezzo. Era un prodotto tipico della Galilea, non so che cosa vi ricorda questo. Una tunica che cucita tutto d'un pezzo, erano proprio delle della Galilea, prodotto di. Allora, passiamo velocemente a analizzare altri aspetti che mi sono segnato qui, perché non abbiamo molto tempo, però è importante dire anche un altro aspetto geografico. Tutta questa parte qui, la valle del Giordano, rappresenta la parte settentrionale di quella che è conosciuta come Grand Rift Valley. È una sorta di spaccatura nella crosta terrestre che divide la massa continentale africana da quella asiatica e che inizia in Africa centro-orientale. Oltre che al rosso, prosegue e termina qui in Libano, nella valle dell'Africa. Qui, questa valle rappresenta il massimo punto più basso della Terra. Dove Giovanni battezza nel Giordano, siamo a un'altitudine sotto il livello del mare di meno 450 metri. Qui, la Galilea, meno 220 metri. Quindi, entrambi i laghi, sia questo salato sia questo di acqua dolce, si trovano a un'altitudine minore che quella del mare. E la cosa curiosa, se noi ci troviamo a discutere di questo, è un po' a che fare anche con un aspetto simbolico della vita stessa di Gesù. La pedagogia di Gesù è molto geografica, è molto simbolica. Quindi la sua vita pubblica inizia nel punto più alto, più basso della terra, e culmina in quello che veniva considerato fino al Rinascimento il punto più alto della terra, Gerusalemme. Tant'è che nella scrittura, in ebraico, quando si parla di andare a Gerusalemme, si dice sempre salire a Gerusalemme, perché da qualunque punto si andasse, andare a Gerusalemme era un salire. Soprattutto se si passa da meno 450 metri sotto il livello del mare a circa 850 metri sopra, quindi un livello di dislivello di 1250 metri. Curioso notare che gli ebrei dovevano compiere, come vi dicevo,
dicevo prima, tre pellegrinaggi annuali alla città di Gerusalemme, il più grande durante la Pasqua, poi durante la festa di Pentecoste e anche in inverno. Questi pellegrinaggi si chiamavano Aliyot, dalla parola ebraica Aliyah, che a sua volta deriva dalla radice Al. Questa parola esiste sia in ebraico che in arabo. L'ebraico e l'arabo sono entrambe lingue semitiche, come l'aramaico, il che vuol dire che in queste lingue, da una radice di due o tre lettere, si possono ricavare i significati di tante parole. Vi spiego. La parola ebraica per scrivere è Khatav. Da questa parola, da queste tre radici, Khatav, si ricava tutto ciò che ha a che fare con lo scrivere. Quindi Michtav, ufficio, Kotev, scrittore, tutto ciò che è anche Michtav, che vuol dire lettera, tutto da questa parola. E chi conosce queste lingue, la struttura di queste lingue, non ha bisogno sempre di andare a cercare nel vocabolario, perché se si conosce la radice può ricavare il senso, il significato di una parola che sta traducendo. Quindi, Al, una radice che vuol dire su. Qualcuno poi è mai andato in Israele con la compagnia di bandiera israeliana che si chiama El Al. El vuol dire verso, Al vuol dire alto. Perché questo? Perché il concetto ebraico, andare in Israele vuol dire elevarsi. Quindi andare in Israele vuol dire non soltanto con la El Al andare verso il cielo, verso l'alto fisico, ma andare anche verso l'alto spiritualmente. La stessa Aliyah, il pellegrinaggio che si compiva a Gerusalemme per gli ebrei, si chiamava appunto, era un pellegrinaggio, e noi pellegrini cristiani che andiamo in Terra Santa veniamo definiti Olim, cioè coloro che vanno verso l'alto, anche se siamo cristiani ci chiamano Olim, perché andiamo verso Gerusalemme, che è il punto più alto. Da dire che nella pedagogia che utilizza Gesù, e questa è una cosa che mi ha affascinato dal momento stesso in cui ho messo piede in questa terra, l'osservare questi estremi, queste cose così strane, così incomprensibili da un punto di vista immediato, invece hanno un significato particolarissimo. Ovviamente non è necessario essere ebrei e conoscere l'ebraico per conoscere la dottrina cristiana, però a volte arricchisce conoscere la storia e la linguistica, perché tra l'altro questi sono tutti elementi che hanno dato un contributo enorme allo studio della figura storica di Gesù, ermeneutica, biblica, esegesi, filologia, archeologia. Sono tutte cose che hanno contribuito a rintracciare, a ritrovare storicamente delle cose che erano contenute nella Bibbia e in cui nessuno più credeva. Gesù sale. Prima scende, inizia la sua vita nel punto più basso della terra, del mondo, e poi salire a quello che è venuto più alto, che è anche decisamente. Perché era una salita difficile, sia fisicamente che spiritualmente, invece c'era chi percorreva tanti chilometri. Quando si saliva questo percorso, si cantavano dei canti, che sono chiamati canti delle ascensioni. È un po' come dire canto d'offertorio, canto di comunione. Quando si saliva c'era il canto per la salita, canto per l'ascensione, che si chiamano Shir la Ma'alot. Una di queste ve la voglio leggere in ebraico per darvi un'idea. Non sappiamo come fossero le melodie, ma presupponiamo che fossero delle melodie abbastanza allegre, visto che stavano concludendo il loro pellegrinaggio. Shir la Ma'alot. Esa enai elearim me'ain yavo Ezri Ezri me'i Hashem Osse shamayim va'aretz Al yitten lamut raglecha Al yanum shomrecha Hine lo yanum velo ishan shomer Israel Adonai shomrecha Adonai tzirka Al yad yaninecha Yomam Hashemesh lo ikeka Vayerea ballaila Adonai ishmacha mikol ra ishmor et nafshecha Adonai ishmar tzetecha uvoecha me'ata ve'ad olam.
Shir Lamalot Esa Enai Elearim. Alzo gli occhi verso i monti. Me Ain Yavo Esri. Da dove mi verrà l'aiuto? Ezra o Ezer in ebraico vuol dire aiuto. Esri Meim Adonai. Il mio aiuto viene dal Signore. O se Shammaim Vaarez, che ha fatto cielo e terra. Al itten lamut raglecha, non lascerà vacillare il tuo piede. Al yanum shomrecha, non dormirà il tuo custode. Hinne lo yanum lo isha, ecco, non dormirà, non prenderà sonno, shomer Israele. Ecco questo shomer che dicevo prima, che ritorna come in Samaria. Adonai shomrecha, il Signore è il tuo custode. Adonai tzilcha al yad yeminecha. Il Signore è come ombra sulla tua destra. Yomam hashemesh lo iketa. Di giorno il sole non ti colpirà. Veyarecha balaila. E la luna di notte. Adonai ishmacha mikol ra. Il Signore ti custodirà da ogni male. Ishmor et nafshecha. Custodirà la tua vita. Adonai ishmar tzeetecha uvoecha. Il Signore ti custodirà quando entri e quando esci. Me'ata ve'ad olam. Da ora e per sempre. Quello che io sto leggendo adesso è il Salmo 120, che è appunto uno di questi canti delle ascensioni. Come lo leggo io è in pronuncia israeliana, ebraica moderna. Probabilmente come lo pronunciavano gli ebrei all'epoca era leggermente diverso, ma più o meno il concetto è questo. Però volevo recitare uno per farvi pensare fisicamente a un canto che dice: il Signore ti custodisce, ti guarda dal sole, dalla luna, non fa inciampare il tuo piede. Perché? Perché questi si trovavano a salire tra le rocce, una strada completamente dissestata, insicura, come abbiamo visto anche per il racconto di Gesù sul Samaritano. Una strada pericolosa in cui si incontravano briganti, in cui si incontrava veramente il male, in cui si rischiava la vita, i pellegrini dell'epoca rischiavano la vita e recitavano e cantavano questo salmo che ricordava quanto la presenza del Signore fosse un'ombra che li copriva, che li custodiva dal giorno, dalla notte, dalle intemperie, dal freddo, dal caldo, dai briganti. E questo loro lo cantavano e Gesù probabilmente lo cantò nel momento in cui andava a Gerusalemme. E quanto mi rimane ancora? 5-10 minuti. Allora, è bello pensare appunto a questo, come la figura storica di Gesù si incarni all'interno di un contesto storico, geografico, culturale e linguistico molto particolare, che è quello ebraico, aramaico probabilmente, e anche greco, perché all'epoca di Gesù questa era una terra multiculturale e multilingue. La stessa Galilea era abitata da greci, pagani, romani, ebrei, fenici, un po' di tutto. E vorrei concludere appunto con un concetto particolare che ci ricorda appunto questa salita a Gerusalemme. Se noi pensiamo appunto a questa pedagogia che utilizza Gesù, era la pedagogia degli antichi maestri di Israele e anche di coloro che imparavano la parola a memoria e la recitavano. Io qui non ho saputo dare una lettura poetica di questo salmo, ma ovviamente tutto ciò che i maestri di Israele recitavano era fatto in maniera tale da essere molto poetico e musicale, perché siccome la maggior parte della gente non sapeva leggere, era importantissima la memoria. Il tutto avveniva tramite la memorizzazione di interi passi della scrittura. E quindi la stessa cantilenazione, Corano per esempio in arabo, vuol dire cantilenare, gridare, ma anche cantillare in maniera musicale qualcosa perché l'uditorio se lo ricordi. Ci sono delle frasi che Gesù utilizza nel Vangelo: far sorgere bene i figli di Abramo dalle pietre, banim min ha panim, in ebraico fa rima. Perché? Perché l'uditorio doveva ricordarsi quello che stava ascoltando e l'unico modo per farglielo ricordare era raccontarglielo in maniera poetica e musicale.
E mi piace tantissimo osservare, anche da un punto di vista proprio storico, geografico, come la figura di Gesù abbia utilizzato queste categorie per trasmettere un messaggio, andando però al di là del concetto geografico, culturale e nazionale degli ebrei. Gli ebrei sono un gruppo etno-religioso, non sono soltanto una religione, sono un popolo che si identifica anche con una fede e si identifica con un territorio particolare. Che cosa fa Gesù? Utilizza le loro categorie per farsi capire da loro, però che cosa fa? Scende fino al livello più basso della terra, il punto più basso della terra, sul Mar Morto, per condurre questo popolo che stava nella parte bassa con lui a Gerusalemme in questa aliyah, in questa ascesa. Tutto questo da un punto di vista cristiano si definisce con due concetti fondamentali che si chiamano, sono definiti kenosis e theosis. Nel cristianesimo Dio si abbassa fino al livello dell'uomo, al livello più basso dell'uomo, per condurlo al livello più alto. Ma qui che cosa succede? Qui non abbiamo soltanto qualcuno che mostra un cammino, qui abbiamo qualcuno che lo fa. Qui abbiamo qualcuno che non soltanto dice al popolo di fare qualcosa, ma lo fa egli stesso. Qui abbiamo qualcuno che scende sul Mar Morto, si fa battezzare come l'ultimo fra gli uomini e conduce il popolo, come un pastore fa con il suo gregge, fino al punto più alto dove dice: attirerò tutti a me. Questa è una cosa, ecco, per chi non crede magari è difficile da spiegare o da capire, però se noi pensiamo bene alla simbologia che sta nascosta dietro a questo messaggio, è bellissimo, perché utilizza la lingua, utilizza la geografia, utilizza tutto ciò che noi abbiamo potuto in breve osservare, cercare di spiegare in questa breve esplicazione di quella che era la Terra Santa, e tutto questo viene utilizzato per dare un messaggio a un popolo. C'è da dire ancora che purtroppo questo fazzoletto di terra, che è al centro della cronaca mondiale, con tutti i suoi nomi, perché per gli ebrei è semplicemente Haaretz, la terra, anche per oggi gli israeliani non parlano di Israele, parlano di Haaretz, l'unica terra degna di considerazione. Per i palestinesi è Palestina, per noi cristiani molte volte è Terra Santa. In realtà è una terra che io amo tantissimo, spero di avervela fatta soltanto un pochino conoscere questa sera, e vorrei concludere recitandovi un altro salmo, che appunto è quella che è la memoria collettiva, l'eredità degli ebrei che si trasmette di generazione in generazione. Imeshkachech Yerushalayim, Tishkach Yemini. Imeshkachech Yerushalayim, Tibak Leshoni Lechiki, Imlo Eskereichi, Imlo Yale et Yerushalayim al Rosh Simkati. Vuol dire: se ti dimentico Gerusalemme, mi si attacchi la lingua al palato, mi si paralizzi la destra, se lascio cadere ogni mia gioia al di sopra di te. Qui noi abbiamo l'ultima e definitiva frattura tra quella che è la memoria storica e spirituale e religiosa degli ebrei e quello che è il messaggio di Cristo, perché questa Gerusalemme per gli ebrei è sempre rimasta fisicamente lì, non c'è altra Gerusalemme, è quella la loro terra e basta. Per un cristiano questa Gerusalemme, che non deve mai essere dimenticata, che deve essere sempre al di sopra di ogni gioia, è qualcosa di spirituale, che è già qui, ma che non è ancora qui. È un mondo fisico, ma non tanto, un mondo metafisico quasi, una promessa che si sta per compiere, che è già iniziata, ma che non è ancora del tutto realizzata, e che è personificata nella figura stessa di Cristo. Però questo già è un discorso che noi possiamo fare a livello, tra virgolette, di Cristo della fede e non più di Gesù storico, perché cercheremo di limitarci all'interno di questi incontri soprattutto su quella che è la figura del Gesù storico, vale a dire dalla nascita alla morte, secondo i documenti, secondo gli studi, secondo la filologia semitica, secondo i concetti della storia moderna. Grazie.
Gerardo per questa bellissima presentazione. Penso anche che ascoltare da viva voce questa lingua e immaginarsi Gesù stesso che compiva questo cammino, pregando con questi salmi che ancora i cristiani pregano e la Chiesa prega ancora tutt'oggi, è veramente una ricchezza e un'emozione grande. Io vorrei concludere solo con una piccola riflessione per quanto sta a me, perché in questo primo incontro, come diceva Gerardo, abbiamo cercato di sviscerare un po' il dove, cioè abbiamo fatto un viaggio nei luoghi del popolo ebraico, nei luoghi della Terra Santa, nei luoghi di Gesù, e vorrei allora concludere con una breve considerazione proprio sull'importanza del luogo. Perché ci interessano i luoghi? Cioè perché abbiamo speso un'ora ad ascoltare nomi, regioni? Cioè potremmo dire, che ci frega, cioè che ci importa? Per noi, per i cristiani ormai, come diceva Gerry, non è più solo questo. Cioè la Gerusalemme è la Gerusalemme celeste, c'è un mondo spirituale. Ogni cristiano pensa che in quanto battezzato è lui Terra Santa, perché è lui la presenza divina che gli altri possono incontrare, toccare. Perché vale la pena? Perché vale la pena studiare? Perché vale la pena addirittura spendere tempo, denaro per andare a visitarli questi luoghi? Quanto ci mancano? Quanto ci mancano? Quanto desideremmo tornare in questi luoghi? Perché? Beh, perché la fede cristiana non è una filosofia. La fede cristiana non è un sistema morale. Chi dice questo ancora non ha ben compreso la fede cristiana. La fede cristiana non è un insieme di valori da tramandare e da custodire, non è la bontà, non è la bellezza, non è la solidarietà, non è la giustizia. La fede cristiana è l'incontro con una persona che ti cambia la vita. Cioè è vedere il volto di Gesù e innamorarsene. E vivendo sempre più quest'amore, questa relazione d'amore, vedere che la vita cambia, che lentamente si trasforma, che diventa più bella, più appassionante, piena di speranza, sensata. Vedere che in questa relazione d'amore tutto diventa sensato, persino il dolore diventa sensato. Ecco perché ci interessano e ci possono interessare questi luoghi. Il Cardinal Biffi, con un esempio illuminante dei suoi, diceva che il cristianesimo è vero, ma è una verità che ti fa innamorare. Perché se ci pensate, non tutte le verità ci fanno innamorare. Lui faceva l'esempio del teorema di Pitagora. Conoscete tutti il teorema di Pitagora da scuola? La somma dei quadrati costruiti sopra i cateti è uguale al quadrato costruito sopra l'ipotenusa. Vero, verissimo. Ma nessuno si è mai innamorato del teorema di Pitagora. Nessuno ha mai dato la vita per i cateti. Cioè, esistono le addolorate del cuore di Gesù, non le addolorate del quadrato sull'ipotenusa. Nessuno si è mai speso per una verità del genere. Ecco, non è la verità di Cristo invece, perché la verità di Cristo è la verità che tocca il cuore, ed è una verità allora che tocca la vita e la plasma, e la plasma in una storia, in dei luoghi precisi, concreti. Per questo non esiste una fede cristiana che non sia un fatto, un incontro che è avvenuto in quanto fatto, e proprio per questo ha un luogo. Se ciascuno di voi pensa a propria moglie, al proprio marito, a un proprio amico, a qualsiasi relazione, è fatta di luoghi. Tu ti ricordi quel ballo dove hai incontrato tua moglie? Ti ricordi quella domenica di pioggia dove è nato tuo figlio? Quella partita dove hai incontrato per la prima volta quell'amico? Amare qualcuno non è amare una teoria. Amare un figlio, amare un amico, amare una donna non è una filosofia. Fatta di storie, di fatti. Don Andrea Leonardo in merito commentava con ironia e saggezza proprio che per questo i cristiani hanno dei dogmi, questa parola che sembra orribile, dei dogmi, come siete chiusi con questi dogmi, ma abbiamo dei dogmi noi cristiani perché noi cristiani siamo attaccati ai fatti, non stiamo a difendere delle idee, siamo qui a dire che sono avvenuti dei fatti, questi fatti ci hanno cambiato la vita. Altrimenti qualcuno potrebbe dire che siamo dei dogmatici perché stiamo difendendo la nostra data di nascita. Io sono nato il 24 agosto 1985, è un fatto, è duro come la pietra,
Adesso vuol dire, ah, come sei chiuso però, potresti essere andato un altro giorno, vediamo, no, ma sono andato quel giorno lì, da dei genitori qui, non è un fatto, non è una cosa che puoi cambiare. Ed è così per Gesù, un cristiano innamorato di Gesù, Gesù è nato a Betlemme, è un fatto, e se è nato a Betlemme, quel luogo per noi è il luogo della sua nascita, e non può non essere in qualche modo un luogo speciale, non è l'unico luogo. Perché certo uno potrebbe dire, va bene, ma Gesù è Dio. Se Gesù è Dio, io lo incontro ovunque. Posso incontrare Gesù ovunque, sì, puoi incontrare Gesù ovunque, puoi incontrarlo a Tufello, puoi incontrarlo a Coccia di Morto, puoi incontrarlo ovunque. Ma non è la stessa cosa. Perché tu puoi incontrare Gesù in un luogo, non ovunque. E questa è la differenza. Perché ovunque non è un luogo. Cioè puoi incontrare Gesù in ogni luogo, persino nella tua stanza, ma non ovunque, perché ovunque non è un luogo. E se la fede cristiana, abbiamo detto, l'incontro con una persona che è viva, beh, io questa persona posso incontrarla solo in un luogo. In una pagina stupenda di un suo romanzo, L'uomo vivo, lo scrittore inglese Chesterton cercava di dire questo paradosso in un modo che solo lui sa fare, in un dialogo tra due personaggi. Scrive Chesterton: ritengo che ci sia una buona ragione per cui Dio ci ha donato l'amore per certi luoghi speciali, per un focolare e per una terra natia. Immagino di sì, convegni, quale sarebbe questa buona ragione? Perché altrimenti, proseguì puntando il bastone verso il cielo e verso l'abisso sotto di noi, avremmo potuto pensare di adorare tutto ciò. Cosa intendete dire? Domandai. L'eternità, sentenziò con voce dura. Il più gigantesco degli idoli, il più potente rivale di Dio. Vi riferite al panteismo, all'infinito, a tutte queste cose? Suggerì. Voglio dire, spiegò con veemenza, che se c'è una casa per me in cielo, questa casa avrà un lampione verde e una siepe, o qualche cosa di altrettanto concreto e personale quanto un lampione e una siepe. Voglio dire che Dio mi ha ordinato di amare un luogo e di esserne al servizio e di compiere in sua lode ogni cosa, anche folle, in modo che questo luogo possa testimoniare contro ogni infinità e sofisma che il paradiso da qualche parte, non ovunque, è qualcosa e non qualunque cosa. E dopotutto, non sarei così sorpreso se davanti alla mia casa in cielo ci fosse davvero un lampione verde. Ecco, scoprire, conoscere e amare questi luoghi ci ricorda di scoprire, conoscere e amare i nostri luoghi, quelli miei, quelli dove io con la mia storia ho incontrato Cristo, se l'ho incontrato, o quelli dove io con la mia storia posso incontrare Cristo, se ancora non l'ho incontrato. Cioè, quei luoghi dove io sono e dove Dio mi ha messo misteriosamente a vivere ogni giorno. Cioè, senza luoghi e un certo nostro spiritualismo, filosofismo, idealismo vuole spingerci, senza luoghi siamo senza radici. E senza radici siamo già morti, perché non riceviamo più vita da nulla. L'amore con Cristo è la vera radice. Ma questa radice si è fatta carne, si fa carne ogni giorno in una terra concreta, così concreta da essere diversa per ciascuno di noi. I miei luoghi sono diversi dai vostri, il luogo di ognuno di noi è diverso da quello dell'altro. Per questo, per un cristiano, la storia e la storia del Vangelo non è mera archeologia, cioè non è semplicemente uno studiare i resti e le parole del passato, ma è storia nel senso più profondo del termine, cioè nel senso che è una parola sensata sul mio presente, un presente fatto di terra, della mia personalissima terra. E allora scoprire, conoscere e amare quella terra, cioè quella siepe col suo lampione verde, che è la mia, è il primo antidoto contro il veleno di un certo idealismo che ci allontana da tutto questo, che ci allontana dal capire che cosa sia la fede cristiana. Un idealismo che fa di Cristo e della fede un teorema, e per quanto vero non entra mai nelle nostre vite, nelle nostre case, tantomeno nei nostri cuori.
E per questo non può mai, poi mai cambiare la mia giornata, tantomeno la mia vita. E in altre parole, non può salvarmi da quella morte di cui parlavamo all'inizio e di cui tutti quanti siamo continuamente in lotta. Grazie.